prima si premia, poi dopo diciamo. All'Istituto Marchi Forti di Pescia sono state consegnate le borse di studio intitolate a Paolo Signori, studente della scuola scomparso prematuramente a causa di una lunga malattia. Il premio è stata l'occasione per valorizzare il merito, l'impegno e l'eccellenza degli studenti e studentesse più capaci, creativi ed educati, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in economia aziendale. 11 sono gli studenti che si sono messi in maggiore evidenza. Il bando è stato curato dal professor Edoardo Fanucci, docente di economia aziendale. Le borse di studio sono state consegnate dai giovani che lo scorso anno avevano avuto gli stessi riconoscimenti e da alcuni dei rappresentanti della commissione. Quanto Paolo c'è in questo lavoro che è stato fatto? Paolo c'è in tutto quello che facciamo e in tutto quello che i ragazzi sognano di fare, da grandi ma anche nel loro presente. Paolo Signori è ormai un simbolo di questa scuola per la generosità, l'impegno che lui ha messo nel suo percorso di studio. Nonostante fosse affetto da una grave malattia, non ha mai fatto mancare il sorriso, la generosità e l'impegno nel percorso scolastico, è riuscito a diplomarsi e poi oggi che non c'è più, in realtà come dicevo all'inizio c'è ancora, grazie alla sua mamma Francesca che ha fatto una nuova donazione alla scuola, ulteriori 20.000 euro rispetto ai 20.000 che aveva già donato, quindi 40.000 euro, tutti destinati alle borse di studio per i ragazzi più meritevoli di questa scuola che frequentano il Marchi, ragazzi che hanno percorsi accademici eccellenti e che grazie ai loro risultati potranno con queste risorse studiare, fare un percorso universitario, comprarsi un computer, libri scolastici e anche, perché no, iscriversi all'università e costruire un tassello di quella che sarà la loro carriera lavorativa. Questo Paolo, sono convinto, da lassù ci vede, ci sostiene e ci dà man forte. È stato difficile scegliere i migliori? Onestamente no, perché abbiamo una griglia di valutazione oggettiva, soltanto i voti scolastici, e poi evitare di trovare ragazzi che hanno problemi con il comportamento. Per noi serve non soltanto essere bravi a scuola, ma essere anche collaborativi con gli altri compagni, frequentare gli stage scolastici, darsi da fare anche fuori dalla scuola.